partire da alcune riflessioni che conduceva anche prima Marco. Cioè, su questo tema vorrei essere l'archeologo del futuro, ribaltare anche un po' di quelle parole e riflessioni che avevo preparato da qui. Questa allusione, questo sentimento molto forte che lui riconduceva a Giuseppe Terragni e che poi trova una sua espressione compiuta con le stesse parole che vengono rideclinate, fortificate e innamate l'architettura di Gio Ponti. Cioè, questa sensazione dell'architetto quando si trova di fronte a un luogo, a una porzione di città che ha una forte sostanza storica, quello di mettersi in rapporto profondo con i lasciti, con i segni, talvolta assopiti come in questo caso e silenti della storia, che però al di sotto di una coltre, sia essa parcheggio o coltre di strada di asfalto, sono presenti, tangibili, sensibili, pronti a essere percepiti, perché no, la sensibilità dell'architetto che a volte ha la presunzione di poter essere interprete di questi lasciti, lasciti materiali. Volevo prendere spunto dagli interventi che mi hanno preceduta perché mi è parso di cogliere il sentimento di un'opposizione tra passato, presente e futuro. In realtà, nel senso proprio del vorrei essere l'archeologo del futuro, è insito un pensiero opposto: il passato è sempre presente. Il culto moderno dei monumenti risiede proprio in questo, nell'essere convinti dell'attualità, del significato attuale del passato, perché ogni passato non può essere che interpretato con gli occhi della contemporaneità e quindi ogni storia in qualche misura è sempre contemporanea, perché noi guardiamo il passato con gli occhi, gli unici occhi che ci appartengono, che sono quelli di oggi. Per cui guardando questo spazio, piazza, prato, luogo impreciso, limitare prima escluso dalle mura, poi ricompreso in un processo fisiologico di accrescimento della città di Como, quest'ambito che oggi denominiamo Piazza Roma ci dimostra una storicità che ha saputo solo marginalmente incidere nella coscienza dei progettisti, della sostanza dei progettisti che ci hanno anticipati. Ho portato provocatoriamente questa stranota immagine che riprende la Piazza Verdi e la Piazza Castello, perché al margine sinistro, in realtà, proprio al margine, c'è lo spazio rispetto al quale oggi noi ci interroghiamo ed emerge proprio come il limite del baratro, cioè questo difficile luogo di confine tra ciò che è incluso nella città murata di allora, tra l'avamposto della città contemporanea che si doveva innestare sulla Casa del Fascio, su Luli, su ciò che andava annunciando una nuova architettura, una nuova concezione di città, e le emergenze monumentali rispetto alle quali la coscienza architettonica contemporanea del primo Novecento e del razionalismo non potevano certo rimanere silenti rispetto a quello che doveva rappresentare anche il loro codice genetico di Magistri Comacini. E Piazza Roma, da questa visione impossibile al margine sinistro, appare per ciò che era, che avrebbe essere una sorta di strano boulevard incluso, una propagine di intervento di fine Ottocento, che porta proprio questo elemento di novità inedito nelle città italiane, che sono città di materia, di storie, città di poca verdura, come dicevano, perché gli alberi di fatto non costituivano elemento significativo e stentano anche ad entrare se non in quei margini di progettualità ottocentesca, per cui in questa forma urbis impossibile lo spazio urbano di Piazza Roma è una sorta di boulevard.
E l'idea del boulevard è molto intrigante dal punto di vista storiografico, perché questo luogo impreciso ha, al di là della densità monumentale che Fabio ha prima annunciato, che poi immagino Elisabetta ci densificherà con delle questioni più probabilmente quattrocentesche, è di fatto storicamente un luogo estremamente vissuto, di una popolazione a volte anche gradita, artisti, commercianti, mercati. Ci sono dei bellissimi documenti quattrocenteschi che attestano proprio in quella parte di Como l'esistenza di una umanità incredibile, una sorta di... è come se quella parte di Como fosse il ventre di Como, riconducendoci all'idea del ventre di Parigi, un gran mercato con artisti, con venditori di pesce, che forse si adattava poco ad alcuni blasonati vescovi, e che quindi forse è stata volutamente sopita quest'anima brulicante della città. Possiamo anche distrattamente andare avanti nelle immagini che io ho portato, dalle quali in realtà emerge come forse uno scotto incredibile che la storia recente debba pagare nei confronti della città murata, per come la conosciamo noi oggi, è quella di aver in qualche misura avuto paura di questo fisiologico pittoresco che la caratterizzava, cioè di essere luoghi vissuti, di essere luoghi frequentati, di essere questo punto di avamposto incredibile, crocicchio antelitteram di imbarcazioni dalle darsene e dai porti, luogo di margine con la stazione a Lago che ne aveva segnato il ruolo anche con una duplice cesura, dopo le mura la ferrovia, che quindi la chiude ancor più fisicamente in una sorta di tempo sospeso. E poi in realtà un popolo dimenticato che ha lasciato comunque delle tracce sensibili, anche, ripeto, se sopito al di sotto di coltri, di disattenzione. Nelle immagini anche degli anni 50, una nota evidente è che l'ambito che noi oggi chiamiamo Piazza Roma era un po' il limite del baratro, del nulla, come se fosse uno spazio incapace di avere un significato storico di sé forte, eclatante, cosa che invece emerge con forza nei culti e interventi che mi hanno preceduto e che mi seguiranno. La questione centrale quando si interviene su uno spazio che è di per sé monumentale, la monumentalità di quello spazio non deriva esclusivamente dagli edifici che lì ci si affacciano. La monumentalità di quello spazio deriva dalle tracce indelebili che i secoli della storia hanno consegnato anche in quell'impreciso spazio inedificato, e che rispetto al quale occorre certamente prestare ascolto, avere la pazienza di identificare le tracce a volte immateriali, a volte immagino sopite sotto qualche centimetro di asfalto ancora presenti, perché quelle straordinarie dimenticati, limitari che prima Fabio ha esposto in una delle sue prime vedute, cioè questo limite impreciso della storia rispetto a quello spazio, possano trovare nuovamente nuovo vigore e significato. Un significato che, ripeto, è storico nella misura in cui sa diventare dato contemporaneo, perché, ripeto, per l'archeologo del futuro ma anche dell'attualità non è possibile distinguere e rendere in qualche misura prevaricante l'attualità rispetto al passato e viceversa. Quando un monumento è vivo è perché si trova la modalità di vivificare
ciò che proviene dal passato nell'attualità, in un atteggiamento di rispetto che tende a dialogare con questi segni, minimizzando le distruzioni e massimizzando le valorizzazioni. Questo perché ovviamente fino a che rimane al di sotto della coltre non è argomento di dialogo per tutti, e perché un tema di storia possa diventare luogo monumentale occorre che questa presenza della contemporaneità diventi segno tangibile. Per cui io ritengo che questa storia, che non può che essere una storia materiale, debba trovare un nuovo significato, segno tangibile nella materia, in una materia della contemporaneità che non può essere segnata unicamente dalla prevaricazione del mondo contemporaneo rispetto ai segni della storia. Questo mi sembra un grande interrogativo sul quale riflettere, perché di tutti i segni che l'archeologo vero del futuro, che è quello che verrà dopo di noi, dovrà ricevere, il segno dell'uso contemporaneo dovrà farsi carico di non aver cancellato i segni che invece il passato ci consegna e ci dà quotidianamente come forma di interrogazione rispetto al patrimonio che abbiamo ricevuto, che dobbiamo avere la forza di consegnare a chi verrà dopo di noi, vorrà veramente essere l'archeologo.